detto una cosa, Sonia, ha detto che il Presidente della Repubblica ha fatto sapere di avere ben presenti le ricorrenze delle vittime della mafia. Allora vorrei sapere come mai il Presidente della Repubblica dimentica regolarmente che il 19 luglio del 92 è stato ucciso Paolo Borsellino e perché si reca furtivamente in Via D'Amelio il 23 maggio a portare una corona in Via D'Amelio senza riuscire a venire invece il 19 luglio. Di che cosa ha paura? Forse di qualche delle agende rosse alzate che gli ricordano qualche cosa che non vuole ricordare, forse di questo ha paura, perché dimentica, di che cosa ha paura, perché non viene il 19 luglio in Via D'Amelio? Che gente è, che Presidente della Repubblica è un Presidente della Repubblica che ha paura della contestazione dei cittadini, di una civile contestazione dei cittadini? Io e Sonia abbiamo due cose in comune, oltre alla lotta che conduciamo da anni. Abbiamo in comune il fatto che a me è stato ucciso il fratello, a Sonia è stato ucciso il padre, ma nessuno di noi due ha scelto di chiudersi nel dolore, di piangere. Entrambi abbiamo scelto la lotta, abbiamo scelto la strada della verità, la strada della giustizia. Non abbiamo tempo per piangere, io e Sonia. C'è un'altra persona che ha, qui è stato ucciso il nonno ed è stato ucciso lo zio, e sia il nonno che lo zio si chiamavano Borsellino, anche loro. Il nonno di Benny Calasanzio si chiamava Paolo Borsellino, è stato ucciso nel 92 con il mio fratello, e Benny Calasanzio, quando ci siamo conosciuti, mi disse, io non lo conoscevo, mi telefonò, mi disse: io voglio far conoscere la storia di mio nonno, nessuno la conosce. Io gli dissi: d'ora in poi, quando mi chiameranno per un incontro da qualsiasi parte, io dirò che non andrò a quell'incontro se non mi inviteranno anche te. E da allora è cominciata la lotta anche di Benny Calasanzio, e sono felice per questo di avere insieme a Sonia anche Benny oggi qui insieme a noi. Buonasera, buonasera a tutti voi, io mi chiamo Benny Calasanzio Borsellino, ho 27 anni e non ho mai parlato a telefono con Nicola Mancino. Il 28 gennaio del 2009 me lo ricordo bene perché non c'ero, perché avevo una febbre equina e cercavo in ogni modo di seguirvi, di seguire voi in streaming, di seguire la manifestazione Io So, organizzata in fretta e furia esattamente come questa di oggi, allo stesso modo, con lo stesso freddo e in questa stessa piazza, e però c'eravate nonostante il freddo, nonostante il poco preavviso. Quel giorno avete testimoniato che gli uomini, le donne, gli uomini del 1992 non erano spariti, che noi c'eravamo ancora. Sono passati 4 anni e se mi volto indietro stento a credere a tutto quello che queste agende rosse hanno fatto. Agende rosse che non sono di Salvatore Borsellino, di Sonia Alfano, di Benny Calasanzio, sono donne e uomini perfettamente liberi, autonomi di pensare con il proprio cervello a quello che fanno, e non sono etichettabili, purtroppo non sono etichettabili in alcun modo. Una delle azioni più belle delle agende rosse è stata quella di aver liberato definitivamente Via D'Amelio dall'occupazione abusiva di quella strada da parte di persone indegne che, come dice giustamente il mio amico Salvatore, venivano lì, venivano a controllare che Paolo Borsellino effettivamente fosse morto, e poi tornavano nei loro palazzi, ad arroccarsi nei loro palazzi del potere. E di conseguenza, cosa c'è di sbagliato nel considerare le agende rosse un movimento di liberazione nazionale? Non sono forse tutte queste agende rosse partigiane della Costituzione?
Quello che abbiamo fatto in Via D'Amelio, noi abbiamo intenzione di farlo in tutta Italia, riprenderci i luoghi della nostra memoria e non consentire più nessun fiore da morto, nessun rituale dedicato ai defunti, perché questo non ha a fare nient'altro. Quei posti sono nostri, abbiamo fatto con Via D'Amelio, lo faremo con Capaci, lo faremo con ogni luogo della nostra memoria, che non è la loro memoria, evidentemente. Quello che sto per dire può sembrare folle. Io sono fermamente convinto che senza Salvatore Borsellino e senza le agende rosse, il processo che oggi è in fase di udienza preliminare a Palermo, quello sulla trattativa Stato-mafia, non sarebbe mai, mai, mai partito. Senza questo contesto e senza di voi, questo dovete capirlo prima di qualsiasi altra persona, voi stessi, che senza di voi mai Antonio Ingroia, Nino Di Matteo, Lia Sava, Francesco Del Bene e tutti gli altri sostituti sarebbero riusciti a portare alla sbarra gli indegni protagonisti del patto Stato-mafia. Alla sbarra, uno accanto all'altro, accanto ai mafiosi degli ex ministri, sperando che fosse la prima volta che si vedeva. È bello oggi poter dire che Leonardo Sciascia non le aveva azzeccate tutte, si era sbagliato almeno due volte, una quando aveva dato del professionista dell'antimafia a Paolo Borsellino, la seconda quando aveva detto lo Stato non processerà mai se stesso. Quei magistrati ci stanno riuscendo, stiamo processando gli indegni che hanno tradito il nostro Stato e la risposta del potere unita e compatta è stato: vanno fermati a qualunque costo, a qualunque costo. Quando a fronte degli attacchi di tutti, questi magistrati si voltano a cercare il sostegno del loro sindacato, dell'Associazione Nazionale dei Magistrati, questo sindacato risponde loro con una pernacchia. Quel sindacato a cui loro hanno salvato la faccia in vari momenti di questa nostra storia. E la loro risposta oggi è l'isolamento, tanto è vero che Nino Di Matteo e Elia Sava si sono dimessi dall'Associazione Nazionale dei Magistrati. Tutto questo ovviamente non fa riflettere assolutamente nessuno, figuratevi. Li hanno lasciati da soli, quelli del sindacato, in un momento in cui stanno voltando lo sguardo verso altre porcherie portate avanti da Rosso dei Carabinieri in quegli anni, come la mancata cattura di Nitto Santapala a Messina. Sapevano dove era e non lo hanno preso. La mancata cattura di Santapaola, la mancata cattura di Bernardo Provenzano nel 95, la casa del Tuomo di Rina non perquisito, cioè il Rosso è protagonista di coiti interrotti nella storia della nostra Repubblica. E nessuno ancora gliene chiede conto. Rispetto alla sentenza della Consulta non c'è molto da dire. Sarebbe stato un traguardo che la Corte quantomeno leggesse le memorie della Procura di Palermo, ma onestamente non ci credo molto. Io credo che non l'abbiano neanche letta, che la sentenza era stata scritta prima ancora che Napolitano facesse appello. Mai quella Corte avrebbe potuto dire, in seguito all'arrogante prova di forza di Giorgio Napolitano, mai avrebbe potuto dire che nessuna legge era stata violata, che nessuno aveva intercettato Napolitano e che nessuno, tranne un GIP, poteva autorizzare la distruzione di quei nastri. Lo sanno anche gli studenti al primo anno di giurisprudenza, non serviva la Consulta a spiegare, a dire che non è così. Per fortuna non si possono distruggere le intercettazioni quando, cioè per il momento, però insomma ci stiamo pensando. Vi dirò di più, a me non frega niente di sapere cosa ci fosse nelle telefonate tra l'indagato Mancino e il suo teleamico Giorgio Napolitano. L'essersi opposto strenuamente non alla pubblicazione di quelle intercettazioni, ma solamente alla semplice conservazione nell'assoluta segretezza di quelle conversazioni, per me è già una risposta e in ogni caso non potrebbe danneggiare la mia stima in Napolitano.
Io darei la mia vita per la mia Repubblica, oggi stesso e su questo palco. E nessuno può venirmi a dire che disistimare Napolitano equivalga ad infangare il mio paese. Non lo può fare nessuno. In questi anni, grazie a questa sentenza della Consulta, che non è politica, sbaglio in noia, è una sentenza fisiologica, è incontinenza istituzionale. Le agende rosse sono riuscite a fare qualcosa di semplicemente impensabile, hanno fatto sentire gli italiani tutti vittime innocenti della mafia. Questa è una cosa straordinaria e bellissima. Tutti voi oggi qui vi sentite orfani, non solo di Paolo Borsellino e di Giovanni Falcone, mi piace pensare anche di Beppe Alfano, di Attilio Manca e di Giuseppe e Paolo Borsellino. Voi sentite che qualcosa vi è stato strappato dal cuore, negli occhi avete la rabbia che solo chi ha pagato la lotta alla mafia con il sangue può avere. E come non considerare quei magistrati, Nino Di Matteo, Lia Sava, Francesco Del Bene, come non considerarli anche loro familiari di vittime di mafia? Loro che nel 92, molti di loro avevano appena vinto il concorso, avevano fatto in tempo a stringere la mano a Giovanni Falcone e a Paolo Borsellino, che subito dopo li hanno dovuti seppellire. Non sorprendiamoci per quello che sta accadendo, in fondo avevano già avvisato Luigi De Magistris. Guai al magistrato che pensa di avere una missione e perde di vista che il controllo di legalità è un mestiere. Caro Di Matteo, sbagliate, dovreste svolgere questo mestiere come altri, come se foste impiegati alla motorizzazione civile. Alle 17 tutti a casa e si chiude bottega. I professionisti delle professioni non possono capire che per loro e per noi è una laica missione. Per noi cercare di sapere chi è stato a lasciare il filo che tratteneva la ghigliottina sulla testa di Paolo Borsellino è una ragione di vita. Da quella menzogna dipende tutto il resto, da quelle menzogne. Noi non possiamo essere figli della menzogna, ce l'hanno fatta con Portella della Ginestra, con l'Italicus, con Brescia, non ci riusciranno con Via D'Amelio, loro non ci riusciranno con Via D'Amelio. Qui siamo tutti orfani, io mi sento davvero a casa. A voi non devo dire quanto è difficile sopravvivere, quanto è difficile vivere dopo chi non c'è più, quanto è difficile vivere una famiglia che pensava che stare dalla parte dello Stato era la cosa normale. Io vi considero come essere la stessa cosa. So benissimo che molti di voi capiscono bene e non serve spiegare altro. Uno di questi che fanno parte dell'ordine dei giornalisti, un quaraquaquà, aveva definito Salvatore Borsellino come Salvatore Borsellino, ovvero professione fratello. Una cosa inutile più che un giornalista era, come diciamo a Palermo. Salvatore, oltre a fare il fratello per biologia e per missione, per tutti noi è stato un padre, uno zio e un nonno. Ha saputo colmare il vuoto che avevamo dentro ed è per questo che noi gli staremo accanto fino all'ultimo giorno della nostra vita. Noi lo dobbiamo, questo non glielo dobbiamo. Chiudo dicendo che la nostra, l'intervento di Sonia, l'intervento di Salvatore non sono minacce, ma sono promesse a Napolitano, a Mancino e a tutti gli altri che abitualmente si telefonano. Prima di far saltare il processo sulla trattativa, dovrete far saltare ognuno di noi, perché altrimenti non avrete concluso niente, perché noi ci saremo fino all'ultimo e saremo sempre uno in più di voi, sempre con la nostra agendina in mano,
vi faremo cacare sotto come abbiamo fatto in questi anni. Le casalinghe del terrore, le maestre del terrore, queste siamo. Non ci fate paura, né Mancino con la scorta, né Napolitano con l'esercito, noi non proviamo paura per il semplice fatto che in un mondo ideale, che nessuno ci impedisce di sognare, come ci ha insegnato Rita Adria che è morta in questa città, Rita ci ha insegnato che era possibile immaginare un mondo diverso e che era degli atti a farlo. Allora, immaginando questo mondo ideale, in questo mondo la verità ha sempre travolto le menzogne, menzogniere e ruffiani. Noi siamo qui perché qui oggi è il nostro posto e vi assicuro che noi non ce ne andremo. Gli unici che devono sparire da questa nazione sono i bugiardi, e i bugiardi in questo momento sono in ogni posto, e se esiste qualche bugiardo anche al Quirinale, questa non è colpa nostra, gli indegni non siamo noi che lo raccontiamo, ma è chi in quel palazzo dovrebbe lottare con le unghie e con i denti per la verità e per la giustizia, si sta facendo i cazzi suoi. Mi sento veramente di dover ringraziare il mio amico Benio, lo posso veramente chiamare mio amico nonostante ci dividano 45 anni, ma io non credo di avere un altro amico come Benio, perché oggi Benio avrebbe dovuto presentare a Palermo il suo libro, il suo nuovo libro sul Capitano Ultimo. Appena saputo che oggi saremmo stati qui, ha disdetto per la presentazione che la sua casa editrice preparava da un mese in un locale di Palermo, ed è corso qui per essere insieme a me, essere insieme a Sonia, essere insieme a voi, e di questo veramente lo ringrazio.